Il verde urbano, costituito da alberi secolari, parchi rigogliosi e spazi verdi, non è solo un elemento estetico, ma un prezioso patrimonio per le città di tutto il mondo. Tuttavia, questo patrimonio è spesso trascurato e abusato, mettendo a rischio la sua vitalità e la sua bellezza. Un esempio lampante di questa trascuratezza si è verificato recentemente a Padula, dove interventi di potatura eccessiva hanno lasciato gli alberi di Piazza Umberto I mutilati e irreparabilmente danneggiati. Questo scenario desolante sottolinea l'urgente necessità di adottare approcci più responsabili alla gestione del verde urbano. Secondo Maria Pompili, funzionaria dell'Ufficio Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata, è cruciale adottare approcci olistici alla gestione del verde urbano. La gestione è molto alla giornata del nostro verde urbano, in particolare su questo doppio filare di lecci secolare, praticamente è stata alquanto avventata, per usare un eufemismo. Bisognava e bisognerà utilizzare altro tipo di approccio che parte appunto dalla volontà e necessità di ascoltare professionalità che sappiano indirizzare tali interventi culturali. E che probabilmente in questo momento, in questo frangente, non è stato assolutamente fatto, perché non si può intervenire senza ascoltare l'esperto, senza ascoltare il tecnico. Vuole dire appunto procedere in maniera molto approssimata, direi quasi perentoria e per certi versi presuntuosa, nel senso di non agire senza appunto ascoltare chi di dovere. L'intervento è da considerare assolutamente inutile. Le piante sono in buona salute, o meglio erano, perché attualmente sono state messe in grossa difficoltà fisiologica.